No, come Lidl. MD. No, brutto. Non suona bene, non è come Lidl. MD. MD. Ciao Nancy, siamo da MD. Abbiamo fatto un salto a volo, abbiamo pensato di fare un video. Speriamo di trovare tante cose belle e buone, non ci guardiamo altro. MD. Abbiamo paura che ci arrestano di nuovo. Comunque stiamo venendo qua, ho trovato queste candele profumate. La vuoi una, tipo a vaniglia? Sì, sì. Costano, c'è anche vaniglia e frutti rossi e legno di cedro. Vaniglia. La prendiamola, quanto costa? 1,89. Ok. Va. Prendiamone due, anche la vuoi. A me sembra arancia, no, vaniglia, però. Questa legno di cedro non mi piace proprio, guarda com'è brutto. La rettia posata. Carta conviene, che costa poco, tipo scotte, carta igienica. Guarda questa, sempre. Carta igienica con aloe vera. E pure per culetto. Con aloe vera. Vediamo. Vediamo l'inci in diretta. Wow, è proprio bellina, lo sai Nancy? Ha proprio un bellissimo inci, la camomilla, wow. Anche per i bimbi, pigliamola. Poi vedi un po' di scottex qua. Non ci sono quei fiorellini, a me piacciono i scottex. Sì, con le melenzane. No, questo con le camomille. Ah no, ma sono solo fuori. Sì, sì, ci stanno dentro. No, sono sulla carta. Finalmente, cosmetici, yeah. Comunque ho trovato i cosmetici, che bello ragazzi, sono troppo contenta. Adesso mi guardo tutti gli inci, di tutte le cose. Ci sono anche delle novità, tipo il deodorante, devo guardarli tutti. Marina. Ma in alto, allora mi voglio guardare tutti gli inci e vi dico, poi faccio il video sul mio primo canale e vi faccio sapere tutte le cose, tonico, tutto, mi guardo tutto e faccio un po' di acquisti e poi faccio il video, yeah! Tipo questo non va bene perché c'ha PEG 200, varie cose, troppo sintetico, non mi piace. Questo qua è il deodorante, c'ha ciclopentasiloxane più due ingredienti, quindi no. Abbiamo trovato anche le Baby Lil che già avevo promosso in un altro video. Si trovano in tutti i supermercati. Brava, Nancy, tutti i supermercati, sono belline belline. Attenzione perché invece questa pasta protettiva sempre baby che stava vicino non va bene, c'è dimenticone, altri ingredienti che non vanno bene. Creme una vicina all'altra, questa ha buon inci e qua invece c'è il dimenticone, quindi è bocciata. Cioè incredibile. Questa è buona proprio, questa no, cioè incredibile. Questo è un boattone di paraffina. Questo è apparente petrolio puro, quindi non è il caso. Vediamo anche queste della Cleosan, controlliamole. Qua c'è il triclosan, che è un ingrediente super dannosissimo da evitare, che è veramente un antibatterico super potente. Evitare, evitarissimo. Bocciato. Qualcosa di buonino stiamo trovando, eh? Poi ovviamente devo provarli e vi farò sapere nel video come sono. Dato perché c'è metilprolio di azolinone, non va assolutamente bene, lo lasciamo qui. Controlliamo anche shampoo e balsamo. Questo com'è? Alla vaniglia. Wow. Magari avesse buon inci, vediamo. E ci sono anche qua questi brutti conservanti, ahimè non lo possiamo prendere. Questo yogurt greco proprio della Grecia. Ah. Sono andata in Grecia un attimo a comprarlo. Zero, eh? Ottimo, brava. Perfetto. Che bello, ho trovato tanti semini. Poi questa pasta bio, che praticamente è multicereale. Anche questa qua, grano saraceno bio, questa la voglio provare. Sono pasta integrale. E poi, questi sono ottimi, anche spaghetti, sono buonissimi. Queste sono tutti pasta formati, di piselli, di lenticchie. Di lenticchie, sai che ottima praticamente quella di lenticchie, gluten free, io la provo questa. E poi il riso integrale, quante cose pasta buone. Pasta di mais, flor del farro. Bellissimo scaffalenzi. Sì, sì, bello. Riso rosso e riso venere sono ottimi e riso raib. Questi due io li adoro proprio. Quale mi prendo? Mi prendo il venere. Venere. Ah, c'è il nome, riso venere. È proprio di moda. Pure questi, guarda, questi pacchetti già pronti. Ah, questi pure sono buoni, sono già cotti e subito si fa. Guardate che bello ho trovato. Anche qua shabby chic, vassoio con... Questo è proprio bello, 16 euro costa di vetro. Ma è brutto invece. Vabbè, comunque questo è bellino. Me lo compro, 16 euro. Questa qua. Che bellini, tutte le cose. Il coltelluccio, questo che serve per affilarti. Appizzarti quando fai la cattiva, ti appizzo con questo. Bellini. Guarda quelli, che belli. E qua
questi per mettere il formaggio, finito. Viola! Questo, questo è bello, per mettere nel bagno. Preziosi, eh? Stiamo guardando i biscotti, però ahimè sono tutti fini di olio di palma, anche questi, quindi abbasso quanto più di zucchero, però ci dovete togliere l'olio di palma. Poi invece non c'è lo zucchero, c'è la panna. Questa panna, burro, quindi alla fine neanche vanno bene. Vediamo se troviamo un pacco di biscotti. Ah, quelli forse, quelli là. Guardiamo questi, pare che questi sono buoni. Sì. Aspetta, questi sono con i frutti di bosco. Con praticamente questi non dovrebbero avere l'olio di palma. Infatti sì. Le bevande di soia hanno lo zucchero dentro, sì. Quindi purtroppo non le prendiamo. Questa soia riso com'è? Pure qua sta lo zucchero. No, però c'è comunque un po' di maltodestrine, di robe, non è proprio naturale. Il croissant bio, vediamo com'è. Com'è gli ingredienti? Olio di palma, cioè. Yeah. Parlate voi, eh. Che delusione, biscotti tutti con olio di palma, non anche c'era cornetti. Un biscotto senza olio di palma. Bravo, cornetti, tutto quello di palma. Ah, grissini però li voglio. Yeah, abbiamo comprato tantissime cose. Troppe. Siamo stancate, comunque qua c'è tutto lo scontrino, abbiamo speso la bellezza di 60 e dispari 64 euro. Vi do appuntamento ai due video, recensione, cibo su questo canale, cosmetici sul primo canale. Tanti tanti like se vi piacciono questi vlog al supermercato. E al prossimo video. Ciao! MD. No, come Lidl. MD. No, che brutto. Non suona bene, non è come Lidl. MD.